Siamo a Napoli, ci hanno segnalato che in uno scantinato ci sono cardellini stipati e tenuti notte e giorno sempre con la luce accesa. Andiamo a dare un'occhiata, andiamo naturalmente in incognito. Andiamo. La notizia è fondata, stasera predisponiamo tutto ciò che necessita per il recupero e domani mattina chiameremo i carabinieri e chiederemo il loro intervento per salvare questi animali. Allora, ho chiamato i carabinieri, stanno arrivando e andiamo a salvare questi uccellini. Andiamo. Bianco con 1, 2, 3, 4, 5. Vabbè, ci stanno. 5, perché vediamo da qua, poi dentro vediamo. Questa qualcuno a casa. Là. Salvati, adesso li porteremo all'ospedale veterinario del Frullone dove verranno curati per essere poi rimessi in libertà. A dopo. Questa è l'imbracatura e poi, come si può vedere, gli hanno strappato le piume in maniera tale che una volta a terra lui non possa volare più di un tanto e rimane in zona. Vedi? E questo pure costituisce maltrattamento, no? Ok, imbracatura. Naturalmente questi fili che passano sotto le ascelle come uno zainetto poi vengono agganciati alla bacchetta e qui pure abbiamo le piume tirate per non far sbattere l'animale a terra quando sta a svolgere la funzione di esca e di richiamo gli altri cardellini. Oggi vi abbiamo raccontato l'ennesima storia bella a lieto fine, ma è una storia che racchiude varie cose belle. Il cittadino che denuncia
alla Lipu, che segnala alla Lipu la presenza di questo scantinato lager, l'interfaccia fra la Lipu e i carabinieri, che funziona sempre alla perfezione, il sequestro di questi animali, il salvataggio di questi animali, l'affidamento ai medici veterinari del centro recupero animali selvatici per le cure e poi la liberazione. Un teorema perfetto. La novità di questo racconto, la novità di questa storia qual è? È che a Napoli per la prima volta nella nostra storia della lotta al contrabbando e al traffico legale di questi animali avviene il sequestro di un immobile. In questo caso i carabinieri hanno sequestrato lo scantinato perché è più volte che questa persona in questo stesso posto conserva e destina questo luogo per la gestione e la detenzione di questi animali protetti. Questa è la prima novità. E viene da Napoli, questa è la cosa formidabile. Un invito a tutti coloro che vedranno questo video è quello di continuare a osservare il territorio. Il cittadino è il primo osservatore, il primo vigile del nostro territorio. Se vedete, se sapete di persone che fanno queste cose, informate noi o informate le forze dell'ordine e consentiteci di salvare questi animali. Grazie.